nuovo format di comunicazione pensato per la nostra community di clienti e contatti interessati al mondo dell'imprenditoria, del venture capital e dell'innovazione in senso ampio. Abbiamo pensato di avviare un ciclo di interviste a imprenditori, investitori, manager, fondatori di startup che hanno piacere e voglia di condividere con noi le loro esperienze di investimento e i loro progetti innovativi. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maria Neri. Maria è ingegnere nucleare al servizio della finanza. Ha conseguito un master in entrepreneurship presso Harvard Business School e ha maturato una consolidata esperienza nella consulenza strategica e nel private banking. Da anni si dedica con impegno e passione a dare supporto alle startup innovative che abbiano un impatto sociale, giusto per menzionarne alcune: Onpal, Satispay, Tridom, Le Cesarine. Con il suo team infatti è riuscita a ideare e strutturare diversi club deal. Oggi Maria è Head of Corporate Finance, Real Estate and Art Advisory in Banca Generali e coordina il progetto BG for Real, che ha l'obiettivo di creare un ponte efficace tra il risparmio privato e le PMI italiane ed estere. È felicemente sposata e ha due meravigliosi figli. Buongiorno Maria, come stai? Buongiorno a te Antonia e grazie mille anche di questa bellissima presentazione che hai fatto di noi. Una presentazione fatta col cuore perché ti conosco e anzi avrei voluto dire molto di più, ma qui abbiamo i tempi stretti dell'intervista. Certo. Allora, io sono contenta di intervistarti perché ho condiviso con te e con il tuo favoloso team di giovani talenti il duro e l'intenso lavoro che avete fatto di preparazione per il lancio del progetto BG for Real. E oggi mi piacerebbe che tu raccontassi alla nostra community che cos'è questo progetto, in che cosa consiste e come dovrebbe impattare l'ecosistema italiano del venture capital e non solo, in generale, dell'equity nei mercati privati. Ci racconti qualcosa? Molto volentieri. Guarda, innanzitutto ti faccio vedere il logo che abbiamo appena mostrato, no? Questo bellissimo ponte. E complimenti, te lo racconto. Bello. Si tratta di un programma di investimento strategico per noi, per la banca, che offre ai nostri clienti, ha l'ambizione di offrire ai nostri clienti soluzioni innovative di investimento e ha l'ambizione di offrire alle imprese italiane e non, ma con un focus molto forte nel nostro paese, i capitali per crescere e dire in questo contesto anche per ripartire. Dicevi bene tu, sempre con un occhio molto attento alla sostenibilità sociale, che per noi è indispensabile per guardare al futuro. Tu lo sai meglio di me perché lo vivi tutti i giorni, il mercato dei capitali sta veramente cambiando e una parte significativa della creazione del valore si è spostata proprio nell'economia reale. Gli investitori oggi cercano delle soluzioni, nelle soluzioni di investimento stabilità e soluzioni che siano in grado realmente di generare e di creare valore nel medio-lungo periodo. Allora la banca guarda con questo programma, ma in generale, con grande interesse all'economia reale, in particolare a tutte le piccole e medie imprese che hanno grande potenziale di crescita e anche alle scale-up innovative, quindi piccole e medie imprese innovative che abbiano un alto contenuto tecnologico, che si distinguono per capacità e visione e che ovviamente necessitano di capitali per la crescita. Ora, questo programma di investimento Banca Generali a favore dell'economia reale è un vero e proprio ponte creato dalla banca per mettere in relazione da un lato il risparmio dei nostri clienti e dall'altro l'economia reale con le sue opportunità, in qualche modo abbracciandole tutte, sia quelle legate al mercato obbligazionario che quelle legate al mondo azionario e quindi all'equity. Facciamo leva, l'hai detto tu, su una squadra di lavoro eccezionale, grandi competenze e soprattutto una rete di consulenti che è unica, secondo me. L'impresa da un lato riceve capitali e investe e conta anche sul valore aggiunto che un finanziatore qualificato come noi può dare
L'investitore, dal suo punto di vista, diversifica il proprio portafoglio di investimento e al tempo stesso contribuisce alla crescita economica del nostro paese. Quindi io ritengo che sia un messaggio bello, forte e anche di grande visione. E in super sintesi, Antonia, BG Forria le offre strumenti per sostenere l'economia reale con un attento governo del rischio. Non snaturiamo la natura dei nostri clienti grazie ad una oculata diversificazione del portafoglio e a partner coinvolti che sono partner di eccellenza. Il tutto sotto la nostra attenta regia. Questi aspetti credo che rendano questa proposizione molto forte e anche distintiva. Certo, in realtà mi sembra, ecco, quello che dici in realtà è abbastanza unico e soddisfa un'esigenza concreta, l'avvicinamento del mondo dell'innovazione al mondo poi dell'economia reale, al mondo concreto. Quando parli di questo progetto, anche in altre interviste che ho ascoltato, tante volte hai fatto leva sull'ecosistema, hai utilizzato questo termine, parlando dell'ecosistema di BG. In che cosa consiste l'ecosistema su cui il progetto fa leva? E tu hai toccato un punto molto importante di questo programma, anche questo distintivo, in cui noi crediamo molto, perché crediamo nella collaborazione, quella però fatta di concretezza, perché abbiamo degli obiettivi specifici prefissati, no, con i nostri partner. Si tratta di un vero e proprio sistema di relazioni e ti dico di più, di accordi, a volte anche in esclusiva con noi, che riguardano partner provenienti da mondi, da universi, come li chiamo io, molto diversi fra di loro, per competenze, per esperienze, anche per obiettivi, che noi cerchiamo di integrare attraverso il nostro dialogo e la nostra regia. E questo sta avvenendo già oggi con dei risultati veramente molto positivi. Il primo universo è quello dei centri di ricerca di eccellenza. Tu sai che io sono un'appassionata, studierei tutta la vita, non si può non partire dai luoghi dove le idee nascono e dove c'è fermento, e quindi siamo partiti da lì. Abbiamo delle eccellenze in Italia come il PoliHub, ma ci siamo aperti anche a delle collaborazioni internazionali come quella con CDI Labs, che è l'Alta Scuola di Ingegneria e Finanza partecipata da Fondazione Agnelli. Poi abbiamo il mondo delle aziende, come ad esempio Reply, che innovano e comprano innovazione. Aziende che fanno corporate venture capital o venture capital o private equity e che hanno quindi il desiderio di avere dei partner come noi a complemento delle loro competenze, a rafforzare una squadra che deve, una volta che l'investimento è stato fatto, spingere l'azienda, poi aiutare e sostenerla nella crescita. E poi c'è un terzo universo a cui io personalmente tengo molto, che guarda all'estero, perché io credo che ci siano, soprattutto nel mondo dell'innovazione all'estero, delle eccellenze in alcuni settori specifici. Pensa alla cyber security, al tech nell'agri-food, al tech nel digital e nel med, al consumer tech, che iniettati in Italia nell'impresa sana e solida possano far compiere all'impresa italiana un salto in avanti incredibile. L'esempio dell'operazione che c'è stata pochissime settimane fa in Italia di Campari che compra Tannico, in questo caso sono due aziende italiane, ma è un esempio di quello che ti sto dicendo. No? Certo. E credo che diciamo lì ci sia molto valore, non è immediato, richiede un lavoro sapiente, ma sono convinta che insieme alla nostra rete e ai nostri clienti e al dialogo che abbiamo costruito anche attraverso un percorso formativo incredibile, questo valore possa essere estratto. Ne sono convinta e quindi ora non vediamo l'ora di vedervi all'opera e abbiamo grandi aspettative anche noi, perché il vostro progetto dovrebbe veramente dare una mano al nostro paese in un momento così difficile. E a proposito del momento che stiamo vivendo,
Ti volevo fare un'altra domanda perché BG io interpreto Banca Generali come un osservatorio privilegiato sull'economia reale, perché avete una rete fantastica di consulenti, una rete nazionale di consulenti, clienti, partner. Allora ti chiederei, dall'alto del vostro osservatorio, ci racconti un po' come le piccole e medie imprese e gli investitori con cui siete in contatto hanno reagito a questo periodo di lockdown e allo stato emergenziale? Ti vengono in mente, non so, storie di start-up, di investitori che vuoi condividere con noi? Sì, assolutamente, spero di, diciamo, non fare torto a nessuno perché vado un po' a braccio su questo, perché in questi mesi abbiamo lavorato, come hai detto tu e come hai fatto anche tu, proprio a stretto contatto con alcune realtà che avevano bisogno di supporto e diciamo, speriamo che vadano tutte in una buonissima direzione. Allora, tu hai citato la nostra rete di consulenti, parliamo di oltre 2.000 professionisti che abbracciano tutta l'Italia e il nostro fiore all'occhiello. Curano e custodiscono il risparmio di clienti, imprenditori e professionisti in tutta Italia e in tantissimi settori. E, il dialogo con loro per noi è fondamentale. Si stanno impegnando in un percorso di formazione, veramente molto profondo ed interessante che a mio avviso li porta ad essere la migliore rete che c'è in Italia, proprio per competenze. Questo ci consente di avere un orecchio, in tutti i settori, in ogni dove, attento, di ascolto, e quindi abbiamo scovato veramente tante storie di impresa. Ci sono stati settori che addirittura in questa fase sono stati avvantaggiati e dei settori che sono stati fortemente penalizzati. Ne cito alcuni. Avvantaggiati sicuramente il settore health digital, il settore food, agroalimentare fortissimamente, non tutti, ma molti ambiti. Svantaggiati il turismo, il settore alberghiero, la ristorazione, i trasporti. E quindi sicuramente ci sono state, come posso dire, storie a due velocità, ma questo non toglie che anche i settori più penalizzati abbiano dimostrato, a mio avviso, di reagire con energia e con forza. Hanno cercato da un lato di adottare i cosiddetti contingency plan, piani che consentissero di contenere i costi e di muoversi in modo oculato, senza mai però spegnere i motori e cercando quindi di adattare, dove possibile, non in tutti i casi è possibile, il proprio modello di business alla fase di lockdown e poi alla fase di incertezza che stiamo vivendo e che ne è conseguita. Quindi io credo che da questa esperienza ne usciremo molto rafforzati, sia per la capacità di reazione e di inventiva, sia per il dialogo che alcune realtà, qui devo dire molto spesso le start-up e le scale-up, hanno saputo avere con il governo e tutti i vari enti, diciamo, annessi e con il mondo scientifico. Pensa alle collaborazioni tra le start-up, Immunis, Innova, aziende come la Damir e così via, con il mondo scientifico e con il mondo governativo. Un dialogo che è stato prezioso in momenti di grande incertezza, che adesso ci sembrano lontani, ma che erano solo pochi mesi fa. E quindi io credo che su questo noi potremmo veramente costruire tantissimo. Ma a questo riguardo, come prevedi che potrà cambiare il mondo del venture capital nei prossimi mesi? Cioè, secondo te, in quale direzione si muoveranno o si stanno già muovendo gli investitori? Secondo te, la crisi può offrire anche nuove opportunità di investimento? Un po' già mi hai risposto su alcuni fronti, ma non so se vuoi aggiungere altro. Sì, assolutamente sì, soprattutto verso peraltro il mondo dell'innovazione, perché tanti si sono resi conto che non si può prescindere, ci sono dei trend digitali che sono stati confermati, ma che erano già iniziati e che anzi oggi diventano un'urgenza. Diventa un'urgenza integrarli, in alcuni casi acquisirli. Quindi ho un'ottica molto positiva. È evidente che le aziende oggi vivono una crisi, alcune, una crisi di liquidità, una crisi di comunque, come posso dire,
c'è opacità, nel futuro c'è ancora molta incertezza e quindi sono molto caute nel fare piani, ma vedo che gli investimenti si stanno muovendo, l'M&A secondo me subirà una accelerazione, ci saranno fenomeni aggregativi perché insieme si è più forti se ci sono le basi per collaborare. Ci saranno, c'è una spinta al corporate venture capital, all'estero ma anche in Italia lo stiamo già vedendo, ad esempio con l'operazione che ti ho citato, ma ci sono almeno altri 2-3 esempi e quindi io credo che ci sia molto spazio per fare molto bene già quest'anno. Ottimo. Senti, chiudiamo con un occhio critico su come il nostro paese sta reagendo in questo momento alla crisi. Secondo te possono considerarsi adeguate ed efficaci le misure che il governo italiano ha adottato finora a favore dell'economia reale, in particolare, diciamo, gli interventi a favore del mondo delle start-up innovative? Ma allora tu sai che io sono sempre una ottimista, quindi la mia critica è sempre molto costruttiva. Io credo che al di là appunto del cosa si potesse fare meglio, è stato fatto tanto e finalmente vedo che la cinghia di trasmissione tra ciò che si dice e ciò che si fa sta funzionando e questo è un segnale su cui dobbiamo spingere e costruire. Quindi il punto è oggi avere il coraggio di utilizzare il sostegno che c'è già, che è stato già varato e che sta arrivando per investire. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere cauti, i piani di contingency ci devono essere, gli sprechi non sono concessi in questo momento, però dobbiamo essere anche coraggiosi e non tornare al punto di partenza sotto tanti aspetti. Pensa ai criteri ESG, alla sostenibilità, pensa ai processi di ammodernizzazione e all'innovazione. Pensa a tutte le tematiche di sicurezza sul lavoro e lo smart working. Dobbiamo prendere il buono dell'esperienza che abbiamo vissuto, che da emergenza sanitaria si è trasformato in una vera e propria emergenza economica e sociale. E da lì dobbiamo ripartire. Mi piace molto quando hai detto che non dobbiamo aver paura e il nostro motto portolano è just do it, just react. So, è proprio quello che anche noi nel nostro piccolo da consulenti, e d'altra parte siamo imprenditori di noi stessi, stiamo facendo. È proprio il momento di reagire, cioè abbiamo davanti a noi forse anche una grande opportunità che ancora non vediamo. Detto ciò, io ti faccio un in bocca al lupo sincero per tutto questo progetto meraviglioso che state lanciando, perché noi confidiamo in voi, ne abbiamo bisogno tutti quanti, quindi in bocca al lupo per il lavoro che state facendo e per quello che farete nei prossimi mesi. E ci piacerebbe riaverti ancora e fare magari un punto con te più avanti. Magari in autunno per capire cosa è successo, cosa state facendo, avere la vostra opinione per noi è importante visto che siete tra gli operatori che hanno le mani in pasta, siete accanto alle aziende, alle esigenze degli imprenditori e quindi ci piace continuare ad ascoltare la vostra voce. Quindi direi è un arrivederci, restiamo connessi e forza in gamba Maria perché abbiamo bisogno di persone come te. Antonia, grazie, grazie del vostro sostegno e vale assolutamente il viceversa e con grande piacere ci rivediamo. Grazie. Ottimo, alla prossima. Ciao Maria. Ciao.